Tra le tradizioni popolari dei piccoli centri abruzzesi, oggi parliamo di Casa Canditella, una manifestazione ultrasecolare, quella delle Farchie, che coinvolge tutto il paese e va avanti per diverse ore dal primo pomeriggio sino a tarda serata. Il signor Antonio Di Rosa è uno degli organizzatori di questa manifestazione, ci vuole raccontare un po' quali sono le origini, come si svolge la giornata a Casa Canditella. Niente, la giornata si svolge dalle 2:30 che parte la sfilata di sti carri, si porta alla chiesa di Sant'Antonio dove poi alla fine c'è la processione, si dà fuoco a ste Farchie come da tradizione da tanti anni fa. Una tradizione che viene tramandata di padre in figlio? Sì, da nonno, dai nonni, dai bisnonni, non da padre in figlio ma dai bisnonni che facevano ste Farchie. Una tradizione che è rimasta circoscritta a voi e a Farafiglione Petri praticamente. Sì, a noi, Farafiglione Petri, ma ci sono anche altri paesi che lo fanno, non sono solo noi. Ci sono diversi carri che partecipano a questo corteo, a questa manifestazione, vero? Sì, da noi quest'anno ne sono 11, a volte ne sono 13, a volte ne sono 12, insomma la media di 10-12 all'anno ci sono sempre, le contrate che le fanno, ogni contrata farà il suo carro, la sua fare, la sua Ferchie, le Ferchie diciamo. Il signor Nicola Di Rosa è un altro degli organizzatori di questa manifestazione delle Farchie, ma in sostanza che cosa sono le Farchie? Si va a fare le canne, le farce di canne, se prende le canne si va a fare le gambe per fare, capite? Per fare legature, capite? E si prepara insomma, una settimana prima si comincia le cose, si fa festa durante tutte le contrade, capite? Si mangia, si beve mentre si fa le legature, tutto, capite? E è tutto a posto, capite? Sono, signor Antonio, sono molto alte queste Farchie? Ma varia da 6 alle 8 metri. E purtroppo una volta si faceva molto più grande. E con le leggi attuali si devono rispettare certi parametri, quelle 60-70 cm di diametro, sono 6, dalle 6 alle 8 metri di altezza. 5 la bella 6, la 7 la la, senza amico. Me metto a parlare, me metto a cantare.
signor Mario Stenta è un altro degli organizzatori che ci parla più nel dettaglio della costruzione delle farchie che, mi diceva, si preparano addirittura all'anno precedente. Sì, si inizia il mese di febbraio, cioè un periodo buono per il taglio delle canne, poi si mettono da parte, si accumulano in un certo punto per evitare che ci va l'acqua, che si crea. E l'anno successivo, diciamo, si preparano già da una quindicina di giorni prima del 16, si comincia a preparare queste farche. A dicembre si vanno a fare i legami, i salici si chiamano così, e con quelli si legano sti fasci di canne e poi arriviamo al 16 che li portiamo giù vicino alla chiesetta di Sant'Antonio, dove si alzano e mettiamo fuochi, ci sono i fuochi, diamo delle crispelle, del vino, dei ceci, e allo stesso tempo panino con la porchetta, c'è la pasta, c'è un po', è un po' un'organizzazione per tutti, non per pochi, come non vorrei dire in altri posti, insomma. Una tradizione ultracentenaria, abbiamo detto prima. Da altre parti si lamenta il fatto che i giovani non seguono più le tradizioni, invece da voi vedo che ce ne sono tanti di giovani, anzi la maggioranza. Sì, è da un po' di anni che questi ragazzi si stanno organizzando e portare avanti questa tradizione che per noi sessantenni è stato, diciamo, il nostro, è la vita in poche parole, perché io e lui per esempio nel 70 abbiamo rischiato di morire, insomma, perché avevamo la nostra contrada, aveva fatto una farchia abbastanza grande e poi si è venuto giù e noi stavamo proprio là sotto, abbiamo rischiato, insomma, la vita, quindi ce la siamo portati via. I nostri figli stanno qua, mio figlio sta là sopra, l'altro sta da un'altra parte, il figlio è la stessa cosa, e così i figli suoi, uno è questo un giovane che sta qua sopra. Diciamo che piano piano pare che si stia sviluppando e speriamo che alla fine questa voglia che abbiamo avuto noi ce l'hanno anche loro fino alla fine, insomma. Questo è il desiderio.
si negne via la fonte in che sta conga rilucente, tutte l'occhie guarda a te, e lo sole a capo a monte in che le raggi più splendente, casi scicche fa vedere. Già vedete che la fate, gioia a me. Di cuore di niente, se ti piace a far soffrire, sta passione me fucante, assetate di vieccante, e mi faccio all'angani. Cante s'acquagliare della fonte per spiegarlo bene me, n'imparecchie da mercante tu si lì e quando acconde cai pensa solo a te.
campello diventesti soltanto un bastone. Per essere tra i monti più belli abbracciarsi più maschi giù. E per essere tra i monti più belli abbracciarsi più maschi giù. E per essere tra i monti più belli abbracciarsi più maschi giù. Scintilla del tuo amore. Con una colonna di fuoco hai guidato il tuo popolo nel deserto verso la terra promessa. Nella pienezza l'ardente luce della verità e della grazia e hai effuso la fiamma del tuo spirito nella chiesa nascente. Benedici questi fuochi nella festa di Sant'Antonio Abate e fa divampare nei nostri cuori l'incendio della tua carità per Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Allora.